Amici del Fai da Te, buongiorno, ben ritrovati. Oggi uniamo le mie due passioni, il Fai da Te e il giardinaggio, attraverso questo piccolo lavoretto che andremo a fare grazie a questo bancale di riciclo. Me l'ha lasciato qua un trasportatore, gli dava fastidio sul camion e mi fa: posso lasciarti? Ho detto: ma guarda, più che volentieri, anche perché ho già in mente un lavoretto che potrei fare per i miei fiori. State con me perché andiamo a realizzare una gran bella fioriera. Bene, ho deciso che terrò questa altezza per la fioriera, quindi andrò a effettuare dei tagli in corrispondenza qui degli assi verticali con il seghetto alternativo. Quindi procediamo con i tagli. Eccolo qua, abbiamo ottenuto il davanti della nostra fioriera. Adesso dobbiamo ricavare il retro e poi dopo, insomma, con gli avanzi del bancale dovremo arrangiarci un po' per andare a chiudere questi spazi. Quindi adesso andremo a ricavare questa porzione di bancale che andremo dopo ad assemblare con quella che abbiamo precedentemente tagliato. Eccolo qua il risultato, adesso andiamo ad assemblarlo. Ecco, una variante che si potrebbe fare, al di là della classica cassetta per mettere i gerani, potrebbe essere questa: anziché andare a smembrare il tutto, sovrapporre questi due pezzi e, come vedete, creare un doppio contenitore. Qui dietro, per dire, potremmo mettere, non so, del prezzemolo, e qui davanti mettere delle piccole piantine di basilico. Crescerebbero in modo ordinato e sicuramente diviso. Avremmo quattro posizioni qui, perciò si potrebbe assemblare in questo modo e andare a creare così uno spazio sul nostro terrazzo, sul nostro balcone, per le piante aromatiche. Noi invece adesso andremo a smembrare questa parte di bancale per poterla dopo assemblare a quest'altra e fare appunto la nostra cassetta per i gerani. Eccoci qui, allora l'abbiamo diviso, come vedete abbiamo ricavato questo che diventerà il sotto, si è rovinato solo qui in cima, ma poco male perché tanto andrà affrancato sotto questo pezzo di legno, quindi non si vedrà. Tanto per intenderci, questo sarà il sotto, questo andrà sopra così, e questa parte, come vedete, entra perfettamente all'incastro qua. Andremo ad affrancarla con delle viti da dietro. All'interno delle vaschette metterò praticamente del cellophane di riciclo, anche questo, oppure si può andare anche a riciclare i sacchi che noi compriamo, per dire, della torba piuttosto che la corteccia. Ecco, quella plastica lì va molto bene per fare questo lavoro all'interno. Adesso andremo a ricavare dall'altra parte che abbiamo avanzato del bancale questo pezzo. Andremo in questo asse, andremo a schiodarlo e andremo a fare questo lavoro di finitura qui dietro per andare a chiudere completamente lo schienale. Diciamo che questi sono tutti dei lavori che bisogna prendersi, come dico sempre, il tempo per farli. A me è un piacere farli, Fai da Te è questo, perché poi c'è sempre quello che commenta, incalcia il video e dice: vabbè, ma io devo prendere una cosa del genere, guarda quanto tempo ti va via, se vai a comprarla ti costa di meno. Ecco, questo è uno dei ragionamenti che non dovete fare a colui che ha la passione del Fai da Te. Si parla di soddisfazione, volete mettere la soddisfazione di farlo con le vostre mani, ma soprattutto in questo caso di andare a riciclare un qualcosa che noi invece dovremmo andare a smaltire. Utilizzerò delle viti perché mi trovo meglio con le viti rispetto ai chiodi. Eccolo qua, è quasi finita la nostra fioriera. Mettiamo a questo punto il fondo.
eccoci qui, la fioriera è finita, potremmo lasciarla anche così grezza, io preferisco dargli anche solo una passata veloce con la carta vetrata, così giusto da non farci male magari con delle schegge. Se si vuole andare invece a rifinire di fino con sempre con la carta vetrata, si può a questo punto dare una mano di vernice, andare soprattutto si potrebbe dare un pregnante colorato o comunque dare anche della cera d'api che andrebbe a risaltare la venatura del legno. Bene, allora ho deciso di farlo di questo colore, ve lo faccio vedere, avendo la facciata della casa di color rosa tenue, vado su una tinta che contrasta, è quasi un rosso, comunque la tinta ho visto che potrebbe star bene, quindi andrò a farla con questa vernice. In questo momento sto usando un impregnante, prima darò questo e poi andrò a dare una mano di flatting, anche un paio, che serve proprio a preservarla dall'umidità, dalla pioggia. Per verniciarlo, se vogliamo fare più in fretta, possiamo utilizzare una spugnetta e passarlo con la spugnetta, oppure, se preferite, con il solito classico pennello. Come vedete, la vernice impregnante in questo caso si riesce a distribuire molto facilmente sul legno e comunque permette di valorizzare lo stesso la venatura, perciò avremo sì l'effetto colorato, però manteniamo la venatura del legno che risalterà ancora di più nel momento in cui andiamo a dare appunto una doppia mano di flatting che risulta un poco lucido. Bene, abbiamo verniciato la parte che si vede, è inutile andare a verniciare l'interno, il sotto e il retro. In quel caso però andremo lo stesso a dare il flatting proprio a livello di protezione. Del colore sono molto soddisfatto, mi piace questa tinta anche perché volevo proprio dare un contrasto rispetto alla facciata della casa, ma soprattutto qui potrò andare a giocare molto con i verdi anche delle foglie. Oltre a mettere delle piante che fanno dei bei fiori, qui intendo mettere delle piante anche che fanno delle belle foglie. E poi la potrò utilizzare anche d'inverno, soprattutto perché la posizionerò a nord della casa. Qui andrò a mettere dei ciclamini, degli ellebori, delle piante che vengono in inverno e che mi donano del colore in giardino, visto che in inverno il colore si fa fatica a trovarlo, e quindi grazie a questa fioriera riuscirò ad avere del colore anche in inverno. Bene, ho pensato a lungo come poter proteggere la fioriera dall'umidità e dalla terra quando noi andiamo a bagnare, e alla fine sono approdato a questa semplice soluzione che adesso vi faccio vedere che sto realizzando. Come vedete qui ho inserito adesso un foglio di un piccolo pezzo di cellofan di un buon spessore, ecco l'importante è avere questo, e farò queste due pareti e poi dovrò andare a rivestire i laterali. Con cosa lo affrancherò? La cosa che io utilizzo di più in questo momento nel mio fai da te, ovvero la colla a caldo. La reputo un materiale assolutamente indicato per questo lavoro, anche perché non dobbiamo bucare, perché sennò si potrebbero mettere delle graffette, ma ahimè dopo buchiamo e poi si farebbe una fatica incredibile. Pistola a caldo. L'importante è tenere la pistola a caldo molto molto calda e poi quando è veramente molto calda andare a mettere un poco di colla, come adesso vi farò vedere. Ecco, questi sono i quattro pezzi laterali e questi sono i due pezzi che ho tagliato per le due vaschette. Non state a tagliarli più di quel tanto precisi, tanto dopo andremo a rifinirli con il taglierino. Adesso cominciamo a metterne uno. Poi non vi voglio annoiare con tutto il procedimento, ma voglio farvi vedere almeno il primo. Lo inseriamo, cerchiamo di farlo adagiare bene a livello di misure. Perfetto. Mettiamo qualche goccia sul bordo del
del nostro cellophane. E poi la facciamo aderire. Altra cosa importante che dico sempre è che la pistola per la colla a caldo è meglio spendere, dico, il giusto, non pensate che si vada a spendere chissà quanto, però la pistola che costa 4 euro ha una vita molto breve e per questi lavori qui alla fine non risulta essere la scelta giusta. Investite qualche soldo, intendo dire i 15-20 euro per una pistola. Io comunque vi lascio in calce a questo video, nella descrizione vi lascio tutti i link del bene o male della strumentazione, degli attrezzi che avete visto utilizzare qui nel mio garage, fra cui trovate anche questa bella pistola a caldo. Sul fondo vanno fatti dei fori, anche perché l'acqua, come ci insegnano i nostri amici vivaisti, deve poter drenare bene nel vaso. Sotto ci metteremo dell'argilla espansa o dell'apillo vulcanico, insomma quello che abbiamo in casa. L'importante è che l'acqua possa uscire, se no andiamo incontro a quello che si chiama marciume radicale causato dal ristagno idrico, ed è quello che fa più morti di tutti fra le nostre piante. Mettiamo anche questo. La nostra fioriera è finita, adesso all'interno delle vaschette andremo a mettere, come vedete già pronto qui, dell'argilla espansa. Sul fondo abbiamo fatto i buchini per far uscire l'acqua. Ecco, dietro, non ve l'ho fatto vedere, però sono andato a fare questi piccoli scansi nel legno per poter inserire il gancio a cui andrà appesa la nostra fioriera. Questi scansi nel legno li ho fatti utilizzando la sgorbia è un attrezzo fantastico per chi lavora il legno. Con pochi semplici gesti si riesce a fare appunto questi lavori, come vedete qui ho preparato un terzo, dovesse tenere due ganci metterò un terzo. Adesso andiamo a mettere i fiori. È arrivato il momento di mettere a dimora le piante. Io come substrato faccio un substrato molto fai da te. Questo è il risultato del mio compost che ha circa un anno, quella terra che vedete. Qui c'è dell'agri perlite con cui andrò ad alleggerire il tutto, aggiungerò anche un poco di humus e sotto farò un letto proprio di 3-4 cm di argilla. Ci sono anche le campane oggi che ci tengono compagnia, adesso andiamo a fare questo bel lavoretto, cominciamo a mettere subito l'argilla. Ecco qua. Questo è fatto, adesso andiamo a creare il nostro substrato e poi riempiamo il tutto. Andiamo ora a mettere i taggetti, ne ho presi di tre colori diversi giusto per giocare un po' con i colori con la fioriera, e questi ho trovato anche perché con questa emergenza del coronavirus non c'era altro, ma sono contento di aver trovato i taggetti perché devo essere sincero, non li avrei mai presi se non vi erano solo questi. Magari avrei preso di più un fior di vetro piuttosto che il classico geranio o che ne so, la surfigna, ma in questo caso il taggetto è un fiore un po' dimenticato, un po' di serie B, passatemi il termine, e penso che sia giusto anche valorizzare quei fiori che di cui si è perduta un po' conoscenza. Alla fine, come sempre, andiamo a dare una bagnatina. Ricordiamo che le nostre piante hanno subito comunque un trauma durante il travaso, quindi bisogna avere anche un po' di pazienza e soprattutto coccolarle nei giorni iniziali. Quindi acqua bisogna sempre darne, bisogna controllare con la prova del dito che vi sia
l'umidità giusta, non devono rimanere a bagno nell'acqua perché sennò andranno incontro a morte certa. Ma con il dito, questa è una cosa che possiamo far fare soprattutto ai nostri figli, il controllo inserendo il dito. Basta scavicchiare un pochino, inserire almeno la prima falange nel dito e sentire se sotto troviamo umidità, la pianta non necessita di ulteriore acqua. E anche qui insegniamo loro a non sciupare l'acqua, che diventa e diventerà sempre di più un bene prezioso per il nostro pianeta. Eccoci qui giunti alla fine di questo lungo video, fatemi sapere se vi sono stato d'aiuto o quantomeno se avete realizzato anche voi la vostra bella fioriera, e ricordatevi sempre di iscrivervi al canale cliccando sul tasto qui sotto. Alla prossima, ciao!